ospite. Avete fatto una sorpresona. Sì, ve l'avevamo promesso, noi ci credevamo veramente tanto, ci abbiamo messo il cuore e il 110%. Ed ecco il risultato. Aria Caddari, hai preso il cambio, ci siamo un po' preoccupati per quel cambio, però è andata bene. Sì, sì, è andata benissimo, infatti Gian mi ha chiamato e mi diceva ferma cazzo, ci sono fermata. Vitta, ha detto. Sono troppo felice, sto piangendo e penso di non poter smettere di piangere fino adesso. Sono davvero felice, volevo una medaglia, volevo andarmene via e ci credevo un sacco con le ragazze, da andare via da Monaco con una medaglia. Anna, buongiorno, ne hai viste tante, ne hai corse tante. Sì, per loro sono più giovani, per il mio è stato un lungo percorso, anche insieme a tutte le altre ragazze che ci hanno accompagnato fin qua. E per me è stato un anno difficilissimo, ma vi giuro che la mia motivazione per ogni ultimo allenamento era proprio quel triangolino che ci siamo andate a prendere stasera, che è la medaglia. Quindi, finalmente. La nuova arrivata, bravissima, vero ragazze? Grazie, sono super mega emozionata e niente, eravamo super cariche. Poi anche questa presentazione, vedere lo stadio pieno è stato fantastico. E quindi niente, io ho dato tutto quello che potevo, abbiamo dato tutto quello che avevamo. E niente, ci siamo prese questo bronzo europeo. Bronzo meraviglioso che chiude questo campionato che era già bello, ma insomma una sorpresa. E tenete alto il valore della squadra femminile che deve combattere, deve vincere sempre di più, Denat. Esatto, non era facile perché comunque ci sono delle squadre con tempi veramente importanti, però quello che importa è la squadra, è l'unione e noi siamo una squadra unita e abbiamo dimostrato questo in pista. Vi siete dette prima di scendere in pista? Paura di nessuno, non balliamo meno di nessuno. È stata una bellissima avventura, no? Sì, è stato... non ho parole davvero, sono troppo contenta. È stata brava, l'ultima frazione l'ha gestita alla perfezione. Sì, 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 Ale è veramente stata bravissima. È stata veramente grande. L'altra volta c'era Vittoria, salutiamo Vittoria perché comunque lei ha avuto un piccolo infortunio. Anche tutte le altre ragazze ovviamente, che comunque è un percorso che è partito da delle ragazze, sta continuando con altre, ma che comunque siamo noi, siamo un gruppo veramente tanto fiatato e sono davvero felice di aver preso questo bronzo. Anna, un ultimo commento. Sì, il prof di Mulo ci aveva detto che nelle ultime manifestazioni non eravamo mai riusciti a migliorare dalla batteria alla finale e invece questa volta, come vi avevamo promesso, abbiamo migliorato e ci siamo andate a prendere questo splendido bronzo che veramente vale una carriera per me. Erano attesissimi i ragazzi della 4%, purtroppo sappiamo, non sono riusciti ad arrivare fino a qui e voi vi siete prese lo spazio? Sì? Guarda che fate. Dicevo spero che sia dentro. Però guarda, sono felice che sia venuto dentro e andiamo, va bene così, andiamo, prendiamocelo tutto. Complimenti ragazzi. Grazie.